ragazze, eccomi qui finalmente con un nuovo video parlato. Faccio un video che avevo comunque in programma di fare, ovvero il video dei prodotti terminati dell'ultimo periodo, perché qui nel beauty dove tengo tutte le confezioni vuote ho accumulato un bel po' di prodotti senza neanche accorgermene, e quindi ve li faccio vedere in modo che, insomma, in modo da parlarvene e poi poterli cestinare per poi continuare la mia raccolta di prodotti finiti. Sono molto contenta dello smaltimento di prodotti che sto riuscendo a fare, sono storta e niente, quindi direi di cominciare subito perché i prodotti sono abbastanza. Allora, vado un po' a random. Allora, ho terminato questo sapone liquido che ho comprato da OVS tantissimo tempo fa, infatti sono 300 ml, quindi l'ho finito soltanto adesso, ed è un sapone liquido al cocco, l'ho pagato più o meno 1,99 euro, insomma una sciocchezza, ed è un sapone che può essere utilizzato per viso, mani e corpo. Allora, io lo usavo come sapone normalissimo per le mani prima di mangiare eccetera, per lavarmi le mani normalmente, ma lo utilizzavo spesso anche per il viso, quindi come detergente per magari come per togliere meglio il trucco eccetera, e mi è piaciuto veramente tanto 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 perché non brucia, non crea nessun tipo di irritazioni, tra l'altro ha un buon profumo di cocco ma non stucchevole, quindi non vi state praticamente mettendo sul viso, sulle mani un profumo puro, assolutamente, e mi è piaciuto moltissimo, e tra l'altro appunto ha un prezzo molto basso e una durata molto ampia nel tempo perché appunto sono 300 ml, quindi dura veramente tantissimo, e quindi penso che andrò a ricomprare questo prodotto magari in un'altra profumazione, perché secondo me è un prodotto molto versatile, insomma non avrà anche tutto quest'inci eccetera perfetto, però è un prodotto insomma carino, secondo me è molto più carino dei soliti saponi Infasil che si comprano insomma per lavarsi le mani. Poi ho terminato molto banalmente un'altra confezione di deodorante, questo qui Borotalco, e sapete che è il mio deodorante preferito, io utilizzo praticamente soltanto questo perché mi piace, dura molto nel tempo eccetera, e niente, quindi ho finito un'altra confezione perché comunque il deodorante si utilizza, immagino che tutti lo finiscano più, almeno ogni mese un deodorante. Poi ho terminato uno shampoo, questo qui alla camomilla dell'erbolario, questo prodotto qua, ho un capello sul braccio, che bello, e quindi sì, ho finito questo prodotto. Allora, questo prodotto non mi è piaciuto assolutamente per niente, se no 200 ml l'avevo pagato sugli 8-9 euro, quindi neanche pochissimo, ero gasata insomma per l'inci buono dell'erbolario e tutto quanto, perché comunque non avevo mai provato prodotti erbolario, però mi sono trovata veramente malissimo perché questo shampoo secca terribilmente i capelli, tant'è che nel periodo che avevo i colpi di sole che utilizzavo questo shampoo, vedevate anche voi che avevo i capelli veramente molto secchi, molto aridi, non erano solo i colpi di sole che comunque un pochino seccano i capelli, ma era soprattutto questo shampoo che rende i capelli veramente molto aridi, come se proprio andasse a togliere tutta la idratazione del balsamo, cioè nessun balsamo riusciva a competere con questo shampoo, e quindi assolutamente bocciatissimo perché mi ha seccato veramente tanto i capelli, e sono stracontenta finalmente di averlo finito. E poi ho terminato anche quest'altro shampoo, sempre alla camomilla, però di Schultz, quello solito, insomma penso che sia piuttosto famoso, e costa tra l'altro poco, sui 4 euro in farmacia, in parafarmacia eccetera, e è un ottimo shampoo, questo mi piace moltissimo perché nonostante abbia un'azione schiarente, quello delle Bader ovviamente non schiarisce, quindi assolutamente secchezza inutile, e questo invece non secca i capelli ma comunque dà qualche riflesso, e quindi questo mi è piaciuto decisamente di più perché appunto magari un pochino i capelli li secca ma non eccessivamente, e ha sicuramente una buona azione insomma per schiarire i capelli eccetera, quindi mi è piaciuto molto questo. Poi, sempre parlando di prodotti per capelli, ho terminato l'olio di semi di lino dei Provenzali, questo prodotto qua, che immagino anche questo sia piuttosto famoso perché molte ragazze su YouTube l'hanno recensito. Allora, questo appunto è l'olio dei Provenzali naturale al 100% e si può utilizzare in 4 modi, come maschera per capelli ristrutturante, quindi si mette prima dello shampoo per alcuni minuti e si lascia agire, come il pacco antiforfara sempre prima dello shampoo, come trattamento di bellezza, ovvero usato come tipo cristalli liquidi sulle punte prima di asciugare i capelli, e come volumizzante protettivo, quindi si mette sempre sui capelli per volumizzarli un po' prima di arricciarli eccetera. Allora, questo prodotto mi è piaciuto moltissimo come azione perché quelle volte che lo utilizzavo mi piaceva veramente tantissimo l'effetto, perché rende i capelli molto lucidi, molto morbidi, e favorisce comunque l'effetto liscio sui capelli, quindi mi piaceva moltissimo perché io ho sì capelli lisci, però essendo molti tendono molto a diventare un po' mossi insomma qua,
e quindi aiutava a tenerli belli, lisci, morbidi, eccetera, eccetera, molto molto lucidi tra l'altro, quindi la lucentezza si vedeva moltissimo. Era utilizzato per molte cose, io insomma non ho la forfora, quindi come i pacco antiforfora non lo utilizzavo, però lo utilizzavo come maschera, quindi su tutte le lunghezze lo lasciavo agire anche parecchie ore, anche tutta la notte, e quando lavavo i capelli avevo dei capelli splendidi, e lo utilizzavo anche come complementare alle maschere o ai balsami non troppo idratanti. Magari se avevo una maschera, per esempio, ho terminato anche la maschera dell'erboristica, che però mia mamma ha buttato insieme ad altri prodotti che avevo terminato, che quindi non posso farvi vedere. La maschera dell'erboristica, quella ai semi del lino Abruzzi Karité, l'ho terminata, ma è tremenda perché non idrata. L'ho utilizzata le ultime volte mischiandola con quest'olio ed è migliorata molto la situazione. E quindi è veramente un ottimo prodotto. L'unica pecca è l'odore tremendo che lascia sui capelli, veramente un odore bruttissimo. Quindi io vi consiglio di abbinarlo con un qualcosa che abbia un buon odore, perché tipo con un balsamo, un profumato, eccetera, perché altrimenti i vostri capelli saranno tipo di vegetale. Quindi io veramente ve lo sconsiglio. Poi ho terminato quest'altro balsamo, che non è un quest'altro balsamo perché non c'è nessun balsamo, ma questo balsamo, nel senso, a parte la maschera che non posso farvi vedere, ho terminato anche tra l'altro il balsamo della Bioficina Toscana e lo shampoo della Bioficina Toscana, quelli entrambi, insomma, fagiolo, pacello, insomma, che sono fantastici, ma mia mamma ha buttato tutto. Poi, appunto, ho finito questo balsamo della Pantene Pro V. Questo qui normalissimo da 200 ml, è un balsamo da supermercato che ho utilizzato in occasioni di emergenza e non, insomma non lo adoro, insomma l'inci non è fantastico, non lo adoro perché ci sono balsami sicuramente migliori rispetto a questo, ma non solo a livello di inci, perché sapete che io non sono una fissata con l'inci, anche perché i miei capelli con il totale eco bio dopo un po' insomma, si straniscono, i miei capelli sono strani, anche perché necessitano di moltissima idratazione, quindi qualche silicone ogni tanto lo devo utilizzare perché altrimenti si rovinano proprio. E quindi niente, questo balsamo sì è buono, ma non c'è di meglio, insomma, se proprio non avete nessun'altra opportunità potete prenderlo, non è niente di male. Allora, poi ho terminato, sempre per prodotti per la doccia, questo bagno schiuma qua nella confezione piccola, che è il Ponch di Lush. Questo qui era nel kit che mi ha regalato Giorgia per il compleanno. Ciao Gio. E devo ancora utilizzare i saponi e l'olio di massaggio solido che sicuramente utilizzerò, perché comunque mi piacciono veramente tantissimo. Tra l'altro questo qui scadeva insomma il 16 dicembre del 2013, quindi scadeva il giorno del mio compleanno di quest'anno, però io lo devo utilizzare subito perché comunque a parte mi serviva il bagnoschiuma perché avevo finito tutti i bagnoschiuma che avevo e poi ci tenevo ad utilizzarlo per provarlo e mi è piaciuto veramente tanto. Perché ha un odore veramente buono, ha un odore di tequila e succo d'arancia, quindi un odore piuttosto particolare. Però a me piace moltissimo perché appunto rimane sul corpo in maniera molto delicata. Però si sente proprio che c'è questo profumo, a me piaceva veramente un sacco. E quindi grazie Giorgia che me l'hai regalato e niente, veramente veramente buonissimo. Questa è un'edizione limitata, quindi non so se si trova ancora, penso di no. Se qualcuno di voi l'ha provato, fatemi sapere se anche a voi è piaciuto così tanto per il profumo. Poi ho terminato alcuni prodotti per il viso. Ho terminato un campioncino e anche la versione grande del mio detergente L'Effaclar della Roche-Posay. Ho terminato il campioncino perché lo porto sempre in viaggio oppure per i weekend quando dormo fuori, quindi l'ho terminato e ho finito anche la versione grande che tenevo a casa, appunto in bagno da 200 ml, che è tutta zozza perché era accanto all'olio di mandorle dolci che uso per struccarmi e quindi è un po' uno schifo. E mi è piaciuto da morire questo detergente, lo sapete, ve ne ho parlato tante volte, è un attimo detergente, questo è per pelle grassa e sensibile, io non ho la pelle grassa, però mi aiuta a prevenire, a curare le imperfezioni, mi aiuta a finire di struccare il viso, lo uso anche magari per togliere un po' di mascara da sotto gli occhi, non brucia assolutamente, non secca la pelle, è un ottimo ottimo detergente, il prezzo penso che sia piuttosto alto, però per i detergenti insomma non è che possiamo comprarlo in una bancarella così sfigata della fiera del paese, bisogna comprare dei prodotti buoni e questo mi è piaciuto veramente veramente tantissimo. Poi ho terminato questa maschera scrub della Bottega Verde, questa qui ha la mela verde, appunto prodotti di pelle. E allora l'inci non è verde come il packaging e come gli ingredienti, però mi è piaciuto, come il nome dell'ingrediente, insomma la mela verde, però mi è piaciuta veramente tanto sia come scrub che come maschera, perché appunto questi prodotti qua di Bottega Verde possono essere utilizzati per un duplice scopo. L'odore è buonissimo, io non vado pazza per l'odore di mela, però mi piace molto questo odore. Ha i granuli veramente molto molto piccoli, sottili, sembrano grossi, ma in realtà
non vanno assolutamente a fare male, insomma, non vanno ad irritare la pelle. Fa una buona azione sfoliante e, se utilizzato come maschera, quindi messo sulla pelle asciutta e lasciato seccare, lascia la pelle veramente di un morbido fantastico e anche molto molto lucida. E mi aiutava a combattere magari quei brufoli sotto pelle che si possono formare in questa zona. A me succede spesso quando cambia, quando c'è un cambio di clima piuttosto drastico, quindi quando magari fa molto caldo e poi molto freddo e viceversa, oppure quando sono piuttosto stressata, oppure nei giorni clou, eccetera eccetera. E quindi niente, mi è piaciuto veramente tantissimo, e sicuramente quando terminerò gli altri prodotti di questo tipo, insomma, che ho uno scrub e una maschera, ricomprerò o questo prodotto oppure un'altra fragranza, un altro tipo di questa maschera scrub, perché mi è piaciuta veramente tanto. E poi, sempre per il viso, ho finito la crema viso della NYL, della NYL, questo prodottino qua, e ve ne ho parlato nel mio video della skincare, che vi, e anche penso di questi altri prodotti che vi ho fatto vedere, che vi linko o qui nell'info box in una nuvoletta. E mi è piaciuta veramente tantissimo questa maschera, è fantastica, ha un odore buono e ha anche dei buoni ingredienti, perché non contiene né parabeni, né allergeni, né coloranti, e non è testato su animali, ha un buonissimo profumo, una buonissima azione, quindi lascia la pelle veramente molto morbida, idratata, è piuttosto corposa, quindi io la utilizzavo comunque di mattina, perché io preferisco mettere le creme, insomma, non proprio blande di mattina, perché altrimenti non mi idratano durante il giorno, perché io, specialmente in questi periodi appunto di cambio climatico, la pelle mi si secca veramente tanto, e quindi mi è stata moltissimo utile anche ovviamente nell'inverno, perché ha un'ottima azione idratante. Io ho cominciato ad utilizzarla comunque a marzo, che faceva ancora freddo, l'ho terminata e devo dire che mi piace moltissimo. Questa non l'ho comprata io, ma mi è stata mandata dalla NYL, però sicuramente se non costasse così tanto come so che costa, la ricomprerei, perché è un ottimo prodotto. Questa è 50 millilitri. Va bene ragazzi, io ho parlato veramente per tantissimo tempo, però mi mancava chiacchierare davanti alla videocamera. Io spero che questo video possa esservi stato utile. Se avete delle richieste anche qua per video, fatemi sapere con un commento qua sotto, perché sicuramente cercherò di rispondervi, visto che devo cercare di riempire il canale quanto più possibile in questi giorni. E niente, quindi vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!